Le prove dello spettacolo L'opera e il racconto, la Bohème, con Katia Ricciarelli sono già cominciate nella Sala Flaiano dell'Aurum, dove sta per partire la prima edizione del Pescara Liberty Festival. 24, 26 e 28 agosto, le date previste per l'esibizione del celebre soprano, regia e voce narrante dell'opera. Insieme a questi giovani cantanti, che sono molto bravi, faremo una Bohème, in versione logicamente ridotta, perché non abbiamo un palcoscenico per poter fare la scena completamente, perché l'orchestra deve stare con noi e quindi verrà molto bene, perché i ragazzi sono bravi, svegli, e faremo le pagine più belle della Bohème. Un artista comunque versatile, che quest'anno anche è stata appunto su uno dei video più in voga dell'estate, con Tonight Mon Amour. Sì, quella sì, è stata una cosa molto divertente. Mi è piaciuta, siccome sono una donna e quindi anche un'artista molto curiosa, ci sono così buttata con piacere, perché ho detto, dopo 50 anni di carriera, ma sarà giusto che anch'io mi diverta? O devo solo preoccuparmi e far divertire, nel senso buono, gli altri? Voglio dare anche alla sottoscritta un po' di gioia in questo senso, quindi. Ed è per questo che parteciperà anche al Grande Fratello VIP? No, non è per divertirmi, anche per divertirmi, ma così, per vedere se si può fare entrare anche in una situazione così alcune cose che io vorrei fare entrare, come ho fatto con in altre occasioni, insomma, e cercare di parlare un po' anche di melodramma, perché è assolutamente un made in Italy nostro dal 600, l'abbiamo inventato noi, come dice mio ex marito, l'ho inventato io.